bel percorso, un percorso abbastanza impegnativo. Sicuramente con l'aggiunta di un giro in più verrà ancora più selettivo. È una corsa sicuramente che ci sarà tanta battaglia, però a decidere saranno sempre gli ultimi due o tre giri e la salita finale. Non abbiamo sottovalutato questa gara perché è già una delle gare di interesse, di forte interesse, perché comincia ad essere al di fuori di una stagione che è molto ricca, ma comincia a essere già un po' più selettiva con questo finale che è molto bello. E si riesce già a vedere qualche bravo elemento. L'anno scorso stavo veramente molto bene, poi sono stato un po' sfortunato, sono cascato ai piedi dell'ultima salita e quando avrei potuto lottare benissimo per la vittoria. Quindi diciamo che sono un conto aperto con questa gara e oggi vediamo di saldarlo e di riuscire a ottenere il massimo risultato possibile. I miei ragazzi sono pronti per dare battaglia come sempre, anche se quest'anno è il primo anno che sono in questo team, però a Redondo lo conosciamo molto bene, che è un ragazzo che ha delle grosse doti, e poi c'è Pizzingrilli che è un giovane talento e quindi stiamo aspettando che anche lui man mano cresca con la condizione e ci farà vedere delle belle cose. Una maglia tricolore, quindi una responsabilità non indifferente, una grande squadra. Ecco, qual è il tuo ruolo oggi qui a Pretola? Sicuramente sarà un ruolo da punta perché cerco di far bene in questa gara che mi si addice e proverò a dare il meglio di me. Ancora la condizione non è al top, però oggi cercherò di far bene. 58esimo Gran Premio Pretola, ovvero la prima gara riservata alla categoria dilettanti elite d'under 23 che si svolge in terra umbra ed è inserita nel calendario nazionale riservato a questa categoria. Organizzazione curata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Pretola con in testa il presidente Luciano Bracarda. Siamo alle operazioni di schieramento degli atleti al via, oltre 150 elite under 23 hanno preso il via a questa manifestazione. In primo piano Damiano Caruso, campione italiano under 23 della Mastro Marco Sensi Maporo del presidente Malucchi, poi abbiamo visto diversi atleti della Opla Seano Bellissima, Apollonio già vincitore di due manifestazioni in questa prima parte di stagione, Diego Ulissi il due volte campione del mondo juniores e Pinizzotto vincitore della scorsa edizione di questa manifestazione. Ad abbassare idealmente la bandiera a scacchi gli atleti delle formazioni umbre delle categorie allievi, la Gubbio Ciclismo Mocaiana, Nestor, Amici del Pedale Gubbio, Bovara e Petrignano che si sono ritrovati sulla linea di partenza di Pretola, hanno abbassato la bandiera a scacchi per dare il via a questa 58esima edizione del Gran Premio Pretola, una gara che un tempo si svolgeva tradizionalmente in ottobre a fine stagione e la scarsa partecipazione ha spinto gli atleti, gli organizzatori dell'Associazione Dilettantistica Pretola a cambiare la data di svolgimento della manifestazione per la seconda annata consecutiva. La gara si svolge l'8 marzo. Con la nostra sintesi andiamo al chilometro 109 di gara, allungano Randazzo e Fichera, due atleti della team Opla Seano Bellissima, qualche metro di vantaggio per loro sulla testa del gruppo, i due atleti stanno salendo verso il Gran Premio della Montagna di Pretola, Randazzo e Fichera, due uomini della formazione diretta da Riccardo Forconi, li vediamo impegnati verso il Gran Premio della Montagna, soltanto pochi metri di vantaggio per loro sulla testa del gruppo che sta comunque reagendo, lo vedete al termine della salita si è notevolmente avvicinato alla coppia al comando, dunque tra poco si concluderà anche la fuga di Randazzo e Fichera, vedete il gruppo che sta terminando la scalata della salita di Pretola, poi si lancerà in discesa verso l'abitato di Ponte Felcino per poi portarsi a Bosco, le immagini infatti
che ci propongono i nostri operatori, l'attraversamento dell'abitato di Bosco con il gruppo alle spalle della coppia al comando Randazzo e Fichera. 116esimo chilometro di gara, ancora uomini della Mastro Marco Sensi Maporo, la società del presidente Malucchi, altri atleti della Monturano Civitanova a Cascinare, la società che ha in Paolo Ciavatta una delle punte per questa manifestazione. Ciavatta che nella scorsa stagione ha chiuso centrando diversi piazzamenti che vuoi per sfortuna, vuoi per altre situazioni, non si sono trasformati in altrettanti successi. Terminata la fuga dei due battistrada, i due atleti della Team Opla Seano Bellissima, Randazzo e Fichera, abbiamo ora in testa un drappello di circa 14 unità costituito da Barabesi, Caddeo, Apollonio, Lucciola, Partini, Trippi, Boschi, Margutti, Lanzi, Cipolla, Centra, Delpidio e Castan. Ci avviciniamo all'abitato di Ramazzano in prossimità di Monte Labate. Abbiamo il drappello dei battistrada, dorsale 85 per l'atleta della Mastro Marco Sensi Maporo, con il dorsale 7 Davide Apollonio, che non ha tradito le attese di quanti lo avevano pronosticato come uno dei probabili vincitori di questa 58esima edizione del Gran Premio di Pretola. Infatti è entrato nella fuga che sta caratterizzando il finale di gara di questa manifestazione, insieme ad un suo compagno di squadra, il drappello dei battistrada, a cui si stanno aggiungendo altri atleti, e il gruppo alla spicciolata alle spalle degli uomini al comando. Ci avviciniamo all'ultima salita, quella di Monte Labate, con il drappello dei battistrada. Ricordo tra gli uomini al comando anche Paolo Ciavatta della Monturano Civitanova Cascinare, che è rientrato in un secondo momento nel drappello dei battistrada, lo vediamo con la divisa gialla in terza posizione, l'atleta della Monturano Civitanova Cascinare, il gruppo alle spalle del drappello dei battistrada. Siamo ormai alle battute finali di questo 58esimo Gran Premio Pretola, gara nazionale Elite ed Under 23 organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Pretola. Ancora il drappello dei battistrada ed in questo momento abbiamo l'allungo di due atleti, Davide Apollonio della Team Opla Seano Bellissima e Fabrizio Lucciola della Danton Caparrini Viber Italia. I due atleti al comando in questo finale di gara, lanciati verso il successo in questo 58esimo Gran Premio Pretola, un successo che sarebbe sicuramente importante per la formazione toscana della Danton Caparrini Viber Italia. Davide Apollonio invece prenderebbe il posto del suo compagno di squadra Pinizzotto nell'albo d'oro della manifestazione. Battute finali, Lucciola ed Apollonio in questo finale di gara. Siamo ormai alle battute finali, ultimi metri per la coppia al comando, ma attenzione, Lucciola è stato raggiunto dal resto del gruppo, resta solitario al comando Davide Apollonio della Team Opla, che vince, mentre dalla testa del gruppo sta uscendo l'atleta marchigiano Paolo Ciavatta a caccia del battistrada. Lo vediamo inquadrato in questo momento, per lui soltanto la possibilità di cogliere la seconda piazza in questo 58esimo Gran Premio Pretola, mentre Diego Ulissi, il due volte campione del mondo juniores,
si aggiudica la volata di gruppo e chiude al terzo posto. Dunque per Davide Apollonio è il terzo successo stagionale in questa fase di apertura della stagione dilettantistica 2009, un atleta di cui sicuramente sentiremo parlare nel proseguo della stagione. Il podio finale di Pretola con il vincitore Davide Apollonio al centro, team Plaseano Bellissima, al secondo posto il marchigiano Paolo Ciavatta della triade Monturano Civitanova Cascinare, terzo posto per Diego Ulissi della team Opla. I love the river, you stop and you hold everything.